A lei di scacciare le coste delle elezioni 2010 e tornare ai cassetti di Città della Pieve. Se gli compagni si sono imposti sulla taverna del Perugino al termine di una partita molto tirata, rimasta in bilico fino ai secondi finali. Gli sconfitti, trascinati dalla classe di Brusco, capocannoniere del torneo, hanno saputo tenere a testa la grande nonostante l'espulsione del portiere Luca Capoccia, che ha costretto Valeriano prima e Sasha Pinky poi ad indossare i guanti per difendere la propria porta. Nonostante ciò, l'equilibrio è stato rotto solamente a pochi minuti al termine, dal gol decisivo di Del Secco prima del vano assalto finale degli arancioni, il disperato tentativo di trovare il pari. E a discarciare le coste trionfa così per il secondo anno consecutivo, bissando il successo del 2009. Oltre al titolo di squadra, ad arricchire la bacheca c'è stato anche il riconoscimento personale a Marco Sielli, votato miglior giocatore, nonché quello a Mr. Mario Scargiali al quinto successo in questo torneo. La palma di miglior portiere è andata ex aequo al duo Capoccia-Ghezzi. Al terzo posto si è classificato invece il Bar Mordi, che nella finale ha battuto i pievesi della pista. Trascinati dalla fantasia del duo Catullo Pellecchi e Popandinesi hanno superato nettamente gli avversari, che si presentavano in campo con la pesante assenza di E.J. Ciani, partito qualche giorno fa per Fiumalbo, sede del ritiro del Modena, la sua nuova squadra.